Rieti, città dei Sabini. La sua pianura ampia e fertile. Poche volte ho osservato una scena più attraente di quella offerta dalle sue torri e dai suoi vigneti. Così scriveva Edward Lear, artista inglese dell'Ottocento che si trovava a viaggiare nei suoi territori. Una città antica, ombelico d'Italia, con percorsi che ci riportano ai Sabini e ai Romani fino ai tempi dei papi. Rieti, con i suoi caratteristici borghi, i suoi paesaggi, l'Abro, Amatrice, il Parco Nazionale del Gran Sasso, i Monti della Laga, le sue case colorate, le viuzze dei centri arroccati sulle cime o ai piedi dei laghi e le sue mirabili costruzioni architettoniche, i suoi percorsi sotterranei, come l'antico viadotto romano. La ricchezza di una natura incontaminata e il carattere dei suoi abitanti si riflette anche nei prodotti enogastronomici. Un piatto semplice e molto apprezzato? L'amatriciana, che ha preso il nome dalla cittadina di Amatrice, variante in realtà di una ricetta più antica, la gricia, che non prevedeva la salsa di pomodoro, la cui aggiunta appare per la prima volta in un testo di cucina del 1790, scritto dal cuoco romano Francesco Leonardi. Rieti vanta anche altri prodotti di qualità, come la birra di produzione artigianale e il marrone di Antrodoco, frutto più pregiato della tradizionale castagna. Una provincia tutta da scoprire, per le sue bellezze storico-artistiche, medievali e rinascimentali, per i suoi paesaggi caratteristici, la sua gente, i prodotti della sua tavola, schietti e genuini.